A meno di 2 mesi dalle elezioni amministrative che dovrebbero designare il successore dell'attuale sindaco di Bari, De Caro, si profila lo scioglimento del comune per infiltrazione mafiosa. La notizia è diffusa dallo stesso primo cittadino attraverso una dichiarazione sui social media. Il ministro dell'Interno Piantedosi, in una telefonata proprio con il sindaco, ha fatto riferimento all'operazione della direzione distrettuale antimafia di Bari che ha portato all'arresto di 130 persone, tra cui un'ex consigliera comunale. De Caro ha definito la situazione un atto di guerra contro la sua città. Segue la richiesta di un gruppo di parlamentari di centrodestra, inclusi 2 vice ministri governativi. Un atto gravissimo per De Caro che mira a sabotare il corso regolare della vita democratica della città di Bari, proprio alla vigilia delle elezioni. Non resterò in silenzio di fronte a questa operazione di inversione della verità. Qualche giorno fa il procuratore capo di Bari aveva lodato l'operato dell'amministrazione comunale negli anni passati per la risposta alla criminalità. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere, il Partito Democratico si è unito in difesa del sindaco barese, parlando di punto non ritorno nella storia politica. L'atto di Piantedosi non è quello di un ministro dell'interno, ma che segue ordini di partito. È il commento di Ricci dell'Associazione delle Autonomie Locali. Fratelli d'Italia del centrodestra denuncia un atteggiamento irrispettoso di De Caro verso le istituzioni della giustizia, mentre Forza Italia e Lega non hanno ancora commentato la vicenda.